Buongiorno a tutti, ricordiamo i discepoli eh, che scongiurano Paolo di non andare a Gerusalemme, ma Paolo come sappiamo era legato, come dice letteralmente, costretto dallo Spirito Santo e, e quindi non riescono a persuaderlo. Però poi alla fine si dice tutti insieme dicono sia fatta la volontà di Dio, ecco, quindi si affida tutto al Signore. Ecco, vedremo poi, dopo tante peripezie, ecco, che Paolo eh, non morirà a Gerusalemme, ma morirà a Roma. Però eh, appunto quello che gli aveva detto il Signore e anche lo Spirito Santo, Paolo incontrerà catene e tribolazioni in tutti i luoghi dove andrà. Leggiamo i versetti dal 15 in poi, 15-19. Dopo quei giorni, fatti preparativi Salemmo verso Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli da Cesarea, i quali ci condussero da un certo Mnasone di Cipro, discepolo di vecchia data, presso il quale ricevemmo ospitalità. Al nostro arrivo a Gerusalemme i fratelli ci accolsero con piacere. Il giorno dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi e vi convennero anche tutti i presbiteri. Dopo aver rivolto loro il saluto raccontava una per una tutte le cose che Dio aveva fatto tra i gentili per mezzo del suo ministero. Ecco, è un racconto, ecco, quindi non c'è tanto da spiegare. Comunque sapete che io... Eh, ho tradotto sempre questo verbo quando si va a Gerusalemme: salire, non andare. Si diceva così e si dice anche oggi tra gli ebrei, perché Gerusalemme è il centro del mondo e hanno ragione, è il luogo della salvezza. E si sale perché come, in senso teologico. Sion è più alta di tutti i colli, come dice Isaia, perché è la più importante, anche se poi voi vedete se andate a Gerusalemme che il, il colle del Tempio, della spianata delle moschee oggi, è un montarozzo eh, circondato da montagne molto più alte, però è, è il più alto di tutti lo stesso, appunto in senso teologico, per importanza. Quindi vediamo anche qua i discepoli che scortano Paolo. Ecco, è bellissimo questo, l'aiuto che, che Paolo eh, riceve da tutte le chiese. Ecco, eh, abbiamo visto tutti i viaggi, gli ultimi, dopo gli ultimi complotti dei giudei, avevano paura e quindi lo accompagnavano e lo proteggevano. Arrivano a Cesarea Marittima, che abbiamo visto dov'è, insomma, nell'antica nell Fenicia, no, non nell'antica Fenicia, comunque sul litorale del, del mare Mediterraneo, e arrivano a piedi, perché vengono da nord, e vengono ospitati da questo discepolo di vecchia data chiamato Mnasone. E arrivano a Gerusalemme e vengono accolti dai fratelli eh, di Gerusalemme, della Chiesa Madre, eh, con, con grande favore, con grande piacere. E... Quello che volevo dire è che. Vedete come erano le chiese? Potrei fare uno spunto su questo perché è un argomento che a me piace moltissimo, però lo accenno solo qua nell'esegesi. Vedete come le chiese erano unite ed erano veramente tutti fratelli. L'ho già detto in un altro luogo precedentemente, però ricordiamo un po' come la, la chiesa antica, dove quando tu eh, facevi un viaggio eh, avevi sempre. Una comunità in quasi tutte le città che ti ospitava come fratello, eh, non è una multinazionale, ecco, qui è la, è la condivisione dei fratelli, ecco. e poi in tutto il mondo, perché poi vedremo che Pietro e Paolo vanno fino a Roma, e quindi è, è, questa questa prassi si faceva nella Chiesa antica, ecco, eh, io so che alcuni movimenti e certe, sì, soprattutto i movimenti, fanno queste cose, si attengono appunto a questa regola. Eh, viene uno che non, che non abbiamo mai visto tutta la vita, però è un fratello, e allora lo accogliamo, specialmente se è un pre predicatore itinerante. E quindi si può dire che Paolo si trova a casa sua in tutto il mondo allora conosciuto una cosa bellissima. Dopo aver salutato i fratelli eh, c'è l'incontro con Giacomo e con tutti i presbiteri. E questo è molto importante perché come vedremo dopo su Paolo si dicevano tante cose, quindi anche la Chiesa era preoccupata, venivano delle notizie, ve lo vedremo subito dopo, ecco che Qui si tratta, Giacomo è il fratello del Signore, come sappiamo era parente del suo casato, e Giacomo è quello che ha l'ultima parola, come ricordiamo, al capitolo 15 nel Concilio di Gerusalemme, dove è lui che dà la parola finale citando il profeta Amos, cioè che la salvezza era destinata anche, anche ai pagani. Anche i gentili. e Però ci sorgono dei problemi che vedremo successivamente. e Però eh, Paolo saluta gli anziani Giacomo e poi racconta eh, tutto quello che aveva fatto nel terzo viaggio. Una per una, raccontava una per una tutte le cose che Dio aveva fatto tra i gentili. Per mezzo del suo ministero, quindi vedete che erano anche molto oggettivi e umili gli Apostoli. Certe cose le può fare solo Dio, e eh. in effetti abbiamo visto continuamente: è la provvidenza di Dio che segue, eh, consegni e prodigi, ecco, la parola predicata degli Apostoli e anche di Paolo. E e quindi è Dio che fa, e noi siamo tutti, siamo solo dei, degli agenti umani, dei, dei servi del Signore. E avevano questa, questa concezione ecco, del ministero. E bisognava fare la volontà di Dio, e quella era la cosa più importante, come vediamo nel libro, e poi è Dio che predispone tutto. E udendo Paolo che eh, come abbiamo visto anche dalla cartina ecco eh, tutte quelle chiese fino alla Caia cioè alla Grecia poi la Macedonia eh, fondate durante questi viaggi di Paolo in mezzo a mille pericoli e davano gloria a Dio perché eh, quello che avevano deciso a Gerusalemme nel concilio, capitolo 15, come ho detto, si, era, si stava realizzando. Una grande moltitudine di gentili, di pagani, erano venuti alla fede e probabilmente erano più numerosi sicuramente dei giudei di Gerusalemme, che pure erano tanti anche loro, come vedremo, ma adesso c'è questo... Questa espansione, ecco, in tutto il mondo pagano eh, della fede nel Signore. E, e quindi danno gloria a Dio, ecco, anche qua la gioia, che bello, eh, ce n'abbiamo poca noi: la gioia per il fatto che tanti vengono salvati e diventano fratelli, eh, questo è bellissimo. Eh, sapevano. Intravedere l'opera di Dio e saperono anche dargli gloria, quindi anche la lode, ecco invece che essere invidiosi. Ecco, quando uno fa bene, allora si diventano invidiosi, come, gli, come i giudei. Eh, purtroppo, nella Chiesa ci sono anche tutte queste cose. Eh, invidiare i diciamo follower o la, o la visibilità di, di, di un bravo prete, di un predicatore, oppure di un laico capace, eh, sorgono, questo si sa, lo si vede, eh, sorgono anche nella Chiesa. E invece qui eh, c'era tutta un'altra un mentalità, eh, si dava gloria a Dio. Eh, e però poi, siccome c'erano dei problemi che vedremo... Qui dopo vediamo la, la proposta che i presbiteri e Giacomo fanno a Paolo. E anche in Giudea ecco, i giudei che avevano creduto erano tantissimi, e però erano tutti zelanti osservatori della legge. Ecco, quindi Paolo eh, eh, dava... Faceva problema ecco, perché, eh, perché, rispetto alla legge, aveva la sua posizione. Invece, ci sono i giudaizzanti che pretendevano che i, i, i gentili veniti, venuti alla fede si facessero circoncidere e osservare tutta la legge di Mosè. Però già al concilio si era deciso di no. Eh, di dare solo alcuni, qual, alcuni precetti che li vediamo anche, anche nel, nel testo di oggi. Ecco, però il problema era che eh, si crea una chiesa di Gerusalemme, la chiesa madre, fatta di giudei venuti alla fede, quindi zelanti nell'osservanza nell nell della legge di Mosè, e poi c'è la chiesa dei gentili che... Forse era, era un po' una chiesa di serie B, ecco perché il vero giudeo si, si, si vantava ecco, di avere la legge, ecco di osservare tutti, tutti i precetti. Questo lo vediamo tantissimo con il Vangeli, nei Vangeli. Ecco, e quindi sì, sì, c'è una. Diciamo così una, poi ci sarà una calunnia che la vediamo subito dopo, ma eh, si crea appunto, mh, ormai la Chiesa è unita, ecco, però eh, c'erano tutti questi problemi, cosa fare con i gentili, poi eh, la Chiesa di Gerusalemme chiaramente era la Chiesa Madre dove operavano tutti gli Apostoli. E, e poi anche loro, anche gli apostoli erano dei giudei, ecco, erano, eh, ricordiamo anche Pietro quando al capitolo decimo vede quel lenzuolo con eh, ogni sorta di, rette, di rettile e di, di animali impuri e dice ma io non ho mai toccato queste cose. E, e la voce gli dice non considerare in mondo ciò che Dio purificato c'era in atto un cambiamento che però eh, per, per, eh, per portarlo a compimento questo cambiamento eh, ci vorranno tanti anni e anche eh, delle eh, ci saranno anche come vediamo dalle lettere di paolo ci sono anche molti contrasti soprattutto con i giudaizzanti allora eh, Giustamente Giacomo e i presbiteri sono preoccupati perché erano arrivate, lo leggiamo dopo, erano arrivate delle, delle notizie che, che davano un po' scandalo. Leggiamo dal versetto 20 al 22. Ascoltatolo, davano gloria a Dio, poi gli dissero, tu vedi, oh fratello, quanto sono le migliaia tra i giudei che hanno creduto e tutti sono zelanti osservanti della legge. Sono stati informati riguardo a te che insegna a tutti i giudei sparsi tra le genti l'apostasia da Mosè, dicendo di non circoncidere i loro figli e di non seguire gli, gli usi prescritti dalla legge. Che dunque se, senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. C'era ecco, anche un una preoccupazione per quanto riguardava Paolo, perché si sapeva, era venuta notizia anche a Gerusalemme, che Paolo sembrava annunciare un'eresia, ecco, per, per comprenderci. E quindi era arrivata questa, questa diceria, questa calunnia, bisogna dire, ecco, perché poi Paolo... Aveva Paolo aveva sempre insegnato prima nelle sinagoghe. Diverse volte dice, d'ora in avanti andremo dai pagani, però abbiamo visto che fino alla fine continua ad andare anche nelle sinagoghe, nonostante tutti i pericoli. Perché, gli aveva detto il Signore, alle genti e a Israele, Ecco, c'era da finire il lavoro che, aveva, che, che, era, che era di Gesù. Eh, Gesù era stato mandato, lo dice lui stesso, alle, al, alle pecore perdute della casa di Israele, però c'erano tutti i giudei della diaspora che vengono affidati a Paolo. E, e quindi Paolo eh, se andava nella sinagoga vuol dire che eh, spiegava anche la Torah perché si leggeva la Torah e poi si chiama due letture, l'Aftarah e la Parashah, si chiamano in ebraico, e la seconda era presa dai profeti, e, e, um, era un commento alla Torah, ma si, si, si leggeva la legge di Mosè. E qui io ho, ho tradotto letteralmente l'apostasia, tu semini l'apostasia da, Mo, da Mosè, era questa la diceria. L'apostasia vuol dire, ehm, significa propriamente la defezione dalla vera religione. Ecco, ad esempio, un'apostasia è quando uno, un cristiano, si fa musulmano ri, eh, rigetta eh, la sua religione quindi era una diceria, una calunnia molto grave. Altri tradu traducono in modo un po' più un po' più velato, ma il termine, anche se un po' un termine tecnico anche in italiano, è l'apostasia. Perché sa, eh, San Paolo predicava eh, di non concedere, eh, appunto l'altra diceria era quella che Paolo avrebbe predicato anche ai giudei, di non circoncidere più i figli e di non seguire più eh, gli usi prescritti dalla legge. Quello, questo è impossibile. Eh, non abbiamo nessun elemento eh, nel libro degli degli Apostoli che, che Paolo eh, face, predicasse così ai giudei. Eh, I pagani venuti dalla fede, erano, eh, non avevano l'obbligo, come sappiamo, di circoncidere i figli. E a questo punto gli fanno una proposta. <clears throat> Intanto gli dicono: Senza dubbio, verranno a sapere che sei arrivato a quello era sicuro, perché ormai Paolo era conosciuto come il grande traditore in tutto il mondo, conosciuto nella diaspora eh, giudaica. Eh, e quindi lo conoscevano tutti, e abbiamo visto tutti i complotti: si mandavano delle lettere dove localizzavano Paolo, poi lo, eh, lo perseguitavano. Quindi qui a Gerusalemme saranno poi quelli dell'Asia, i Giudei dell'Asia, a riconoscerlo, come vedremo successivamente, a, e, e a denunciarlo e, e ad, a, ad aizzare il popolo, come hanno fatto tante volte e, e in, altri, in, in altre città. Ecco, leggiamo i versetti 23 e seguenti. Fa dunque ciò che ti diciamo. Vi sono fra noi quattro uomini che hanno un voto su di loro. Prendili con te compi con loro la purificazione insieme e con loro la purificazione insieme paga loro le spese perché si facciano radere il capo. Così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in ciò di cui sono stati informati sul tuo conto, ma che, ma che anche tu ti comporti rettamente in ordine alla, alla legge. Ecco. Pensano quasi a uno stratagemma, si potrebbe dire, cioè fai vedere che sei anche tu un ebreo osservante, un giudeo osservante, insieme ad altri uomini. Che erano conosciuti, ecco, eh, erano giudei venuti alla fede, ma conosciuti anche dagli altri. E, qu e quindi, eh, eh, giustamente anche per proteggerlo, eh, lo, lo mandano a fare questo voto. Ehm, ricordiamo però eh, che <coughs> Paolo aveva fatto un voto a Cencre, eh, se vi ricordate, e quindi eh, eh, lo era davvero un giudeo, e eh, seguiva le consuetudini e con l'osservanza anche lui della legge. E, e perciò eh, lui doveva, pagare le spese perché c'era da fare un'offerta, un un'oblazione e poi si facevano e dovevano fare radere il capo. Paolo l'abbiamo già visto a Cencre che aveva fatto un, un, un voto del genere. Ecco, e, e poi dicono appunto vedranno che anche tu sei un giudeo e che le dicerie che sono arrivate qua sono tutte cose false. Ecco, non sappiamo bene di che voto si, si tratta, ecco alcuni mh, eh, pensano, fanno riferimento a numeri 6, 9, versetto 9 e versetto 18, eh, però, forse è un voto di nazireato, però eh, la, mh, la liturgia, diciamo così, dei, dei voti eh, al Signore eh, eh, aveva, mh, aveva delle regole, ecco. E però non si riesce a capire bene, ecco, dalla, eh, dalla legge di Mosè, dal Pentateuco, la, con precisione, non sappiamo che tipo di voto eh, questi quattro dovevano fare, e, però il voto, eh, poteva fa, si poteva fare un voto eh, su, qualunque, su qualunque tema, ecco. Eh, quindi si poteva rinunciare, era un, un voto di rinuncia per un certo tempo e poteva toccare tanti argomenti, non so, il cibo oppure l'astinenza, ecco, tante cose. L'importante, però, è che eh, dovevano fare la purificazione legale, ecco, che è prescritta dalla legge, ma non più dalla Chiesa. E poi si doveva fare radere il capo come facevano i Nazirei, i consacrati del Signore. Ecco, poi, ehm, al versetto 25, eh, vengono ricordati i precetti eh, diretti alle chiese eh, venute dal paganesimo. Leggiamo, «Riguardo poi ai gentili che hanno creduto, abbiamo deciso ed abbiamo loro scritto che si guardino dalle, car dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle unioni illegittime. Allora Paolo prese con sé gli uomini e il, giorno, e il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò nel tempo per dichiarare il compimento dei giorni della purificazione» finché non sarebbe stata presentata l'oblazione per ciascuno di loro. Ecco, poi c'è la conferma che abbiamo già visto eh, precedentemente al Concilio di Gerusalemme. Ecco, queste astensioni, queste regole per i pagani che erano diverse. Per questo appunto dico che per farmi capire, ecco che c'era una, una chiesa di serie A, ecco, un po' più nobile, che seguiva le consuetudini di Mosè, poi c'erano quelli venuti dal paganesimo che avevano queste, queste piccole norme e basta, cioè l'abbiamo già visto, le carni offerte agli idoli, guardarsi dalle carni idoli, dal sangue, eh, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. L'abbiamo già visto al capitolo 15, eh, al versetto 29. Gli apostoli, i presbiteri e tutta la Chiesa avevano eh, predisposto queste regole per, appunto, per i gentili venuti alla fede. Potete vedere anche eh, Atti 15, 22. E queste norme erano state poi consegnate da... <coughs> da Paolo e Sila alla chiesa di Antiochia di Siria, che abbiamo visto che era stata la prima chiesa venuta dal paganesimo. Ecco. Allora Paolo pre prende con sé questi uomini conosciuti ecco, a Gerusalemme il giorno seguente e fa la purificazione le legale, cioè tutti i riti di purificazione per accedere al Tempio, ecco, le abluzioni eccetera. E quindi poi entra nel Tempio e dichiara il compimento dei giorni della purificazione, cioè quanto, doveva, quanto dovevano durare, perché poi alla fine, quando si scioglieva il voto, c'era un sacrificio che in questo caso è un'oblazione. Ho visto il corrispondente ebraico, era un'oblazione che si doveva fare per ognuno di loro. Ecco, quindi c'era questa pratica e questa prassi tipicamente giudaica che viene osservata e che avrebbe dovuto eh, calmare un po' gli animi perché ormai San Paolo era odiato da tutti i giudei della diaspora, poi vedremo eh, il rischio che Paolo correrà a Gerusalemme. Nel primo spunto voglio parlare di queste dicerie che fa impressione. San Paolo era lontano migliaia di chilometri da Gerusalemme, ma arrivano fino a Gerusalemme queste dicerie, come abbiamo letto, queste accuse sull'ortolossia della fede, ecco, su cose molto importanti, sia per i giudei che per la Chiesa. E saranno proprio i giudei dell'Asia che lo, lo riconoscono e poi, come vedremo, aizzeranno la folla, eccetera. Ma Però quello che, che, che stupisce è che le, le dicerie su una persona vanno alla velocità della luce. È, è veramente impressionante. E questo anche oggi, oggi ancora di più, perché c c abbiamo i telefonini, eccetera, si può calunniare anche, anche, anche attraverso i telefonini. Allora c'erano le lettere, oppure quelli che andavano: i pellegrini che dall'estero andavano al Tempio, i pellegrini giudei. Portavano dietro, oltre ai, ai bagagli, anche queste dicerie, che sono vere e proprie calunne. Perché eh, guardando anche i Vangeli erano dicerie sulla persona di Paolo, però eh, non si viene mai al punto. Guardate che anche per Gesù è stato così. Eh, quando gli scribi, ecco, le religioni di Israele, contestavano il Signore, eh, Cosa succedeva? Che il Signore rispondeva, poi avendo una sapienza invincibile gli chiudeva la bocca tutte le volte. E allora dopo cosa succede? Succede che eh, si comincia, cominciano i giudei a calunniare il Signore anche con delle calunnie che vedremo dopo gravissime. Eh, perché eh, ormai... E il Signore era inattaccabile, aveva una sapienza, una conoscenza di Dio e delle scritture, che era nel dibattito verbale era invincibile. E io credo che si arrivi a questo punto anche con Paolo, perché era preparatissimo, era un rabbino, e poi era di lingua madre greca e di lingua madre anche ebraica. Ecco mentre come sappiamo gli apostoli in Giudea si parlava un dialetto aramaico, non si parlava più la lingua dei padri, ma vedremo che a Gerusalemme Paolo si rivolge al popolo nella lingua dei padri, cioè nel, nell'ebraico antico. E quindi dobbiamo pensare appunto che si arriva a, a toglierlo di mezzo perché anche lui nelle sue discussioni... Eh, aveva avuto la meglio anche con i giudei, è per questo che dava tanto fastidio. Eh, però parliamo un po' de del problema della calunnia, ecco, che è un grave problema anche per noi cristiani, non dico fuori, fuori c'è proprio la menzogna a tutti i livelli, eh, però anche nella Chiesa eh, assorbiamo tanta mondanità in questo senso. Anche rispetto alle dicerie, al chiacchiericcio, come il chiacchiericcio di sagrestia, dice il Papa. E cosa vuol dire? Il chiacchiericcio è la delazione eh, fatta in modo molto pio, rivestito di pietà, di religiosità. E questo forse è, è la cosa peggiore. Però leggiamo qualche, qualche passaggio eh, sulla calunnia. Dice il Salmo 15, dice chi, eh, Signore, chi dimorerà sul tuo santo monte, e poi dice alcune qualità che bisogna avere per entrare nella casa di Dio, il sacro monte, e dice chi non dice calunnia con la sua lingua e non fa danno al suo prossimo. E vuol dire che uno che calunnia non entra. Non può salire al monte del Signore, cioè nella casa di Dio. Ad esempio, il Salmo 101,5 è severissimo: dice, Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Ecco. Poi il Proverbi 13,5 dice, L'empio calunnia e disonora. È, è tipico. Del, dell'empio, del malvagio. L'empio è il titolo più negativo che c'è nell'Antico nell Testamento, il ribelle e l'empio, sono le due categorie dei nemici di Dio e degli uomini. Quindi eh, bisogna guardarsi eh, anche per attualizzare, ecco, stare, perché anche con la lingua non, non confessiamo mai i peccati eh, di parola. Ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, diciamo all'inizio della messa. Parole! E qua con una parola ci si gioca, ci si gioca tutto, eh? Una parola denigratoria è un peccato gravissimo, e quindi anche noi dobbiamo stare molto attenti, perché. Eh, lo dice il Signore, se il tuo fratello pecca vai a rimproverlo tu e lui solo. Ecco, se, se tu vuoi fare il bene dell'altro lo devi rimproverare, perché hai visto che ha fatto una cosa sbagliata. Però lo devi fare tu e lui, soli, e non diffamare prima e non farlo alla fine. C'è tutto, se voi leggete quel Vangelo lì, c'è tutta una... Una serie di passaggi che bisogna fare quando, ad esempio, quello che ha sbagliato non ascolta, però la prima cosa è prendere di petto il problema. Il Signore ci ha insegnato così e quindi. Eh, eh, bisogna essere molto delicati, sono cose estremamente serie e il Signore ci insegna appunto che lui e anche Paolo, con la loro parrisia, eh, con la loro franchezza, prendevano le cose di petto e rimproveravano ad hominem e non calunniare neanche, non hanno calunniato neanche i loro nemici. però li, li, eh, sia Paolo che soprattutto il Signore. Rimproverava, quante volte il Signore rimprovera del, del, rispetto all'ipocrisia, alla falsità, alle bugie. E vediamo anche che il Signore subi, subisce delle calunnie che sono agghiaccianti. Ricordiamo quella che racconta in Vangeli, ad esempio, Luca, al capitolo 11, il versetto 15, quando dicono costui scaccia i demoni in virtù di Belzebù, principe dei demoni. Questa è la calunnia più grave che Gesù abbia mai subito, anche più della condanna, perché quando dicono se fatto figlio di Dio ha bestemmiato, era la verità. E poi la paternità di Dio era riconosciuta anche nell'Antico Testamento, quindi è stata una bugia più che altro, ma questa qua di scambiare... La luce con le tenebre, come dice Isaia, è un peccato gravissimo. Qui eh, Gesù viene qualificato come un agente del demonio e poi bisogna eh, stare attenti a quello che dice dopo Gesù eh, in risposta a questa calunnia, eh, quando parla del, dei peccati contro lo Spirito Santo. È la sentenza più severa, una delle più severe che abbiamo in tutti i Vangeli. Quindi, per concludere, ecco, deve stare molto attenti a questi peccati fatti verbalmente, perché ci si può giocare veramente tutto. Anche se non è un'azione, è solo una parola, ma come dicono alcuni, come dice il proverbio, ne uccide più la lingua che la spada, è proprio vero. Con la lingua si può eh, uccidere una persona, la puoi uccidere con una calunnia a, a livello, eh, se non l'hai ucciso l'hai com completamente squalificato davanti a tutti, quindi l'hai ucciso. Ecco. Il secondo spunto, riprendo un po' il problema della la Chiesa Madre, era molto vicina al giudaismo ancora, come abbiamo visto. Eh, però Paolo eh, lo vediamo anche dalle lettere che non ci sta. Eh, C'era una differenza tra le chiese che venivano dai Gentili e la chiesa di Gerusalemme. Eh, io per farmi capire ho detto una chiesa di serie A, le altre di serie B. Però era vero, e Paolo non ci sta. Infatti, nelle lettere vediamo benissimo che Paolo dice: No gli uni e gli altri devono avere la stessa, le stesse consuetudini, le stesse regole, e la Chiesa deve essere una in tutti i sensi. E, e vedremo che Paolo eh, poi ha ragione. Poi en entreranno, come sappiamo dalle lettere, i cosiddetti giu giudaizzanti che pretendevano, come ho detto sopra, la circoncisione anche dei gentili e, e poi l'osservanza a tutte le norme di Mosè. Paolo non ci sta e aveva tutte le sue ragioni. Leggiamo qualche testo, non voglio approfondire il problema perché ci vorrebbe un, molto più tempo, però leggiamo qualcosa: ad esempio, la lettera ai Romani, San Paolo dice: La circoncisione è utile. Si, se osservi la legge, ma se trasgredissi la legge, con la tua circoncisione sei come un non circonciso. Poi dice altre cose, poi dice, infatti, giudeo non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione, è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera, poi dice la sua gloria non viene dagli uomini, cioè da pratiche meccaniche, diciamo così, ma viene da Dio. Potete leggere Romani 2, 25, 29, e poi in un altro passo nei Galati, dove la discussione si fa molto accesa, <ride> San Paolo, perde la pazienza nella lettera ai Galati, dice. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Galati 6, 15. Ecco, vedete che, guardate che qui Paolo non è che dice una cosa, una cosa sua, si rifà a Mosè. <ride> Mosè diceva la stessa cosa. Dunque, qui facciamo un po' i conti: siamo circa. 1200 anni prima di Cristo, Mosè lo aveva già detto. Leggiamo un pezzo, un pezzo del Deuteronomio, e dice Circoncidete il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra nuca. Deuteronomio 10,16 Vedete che Mosè aveva, già, aveva già praticamente, Paolo integra, questa, queste parole di Mosè, però eh, il senso è sempre quello: la circoncisione indica apertura e quindi circoncidete il cuore, vuol dire aprite il vostro cuore alla parola di Dio e non siate ostinati, era quella la cosa più importante. Che la circoncisione, quindi inizia tutto il processo di cambiamento di Israele già con i profeti, con Isaia, tantissimo che parla soprattutto dei peccati a livello morale e non legale. E questo cambiamento inizia già con i profeti, non è che Paolo si inventa le cose, <ride> conosceva bene le scritture e poi. Andiamo avanti, ecco, quando è che finisce completamente questa discussione tra i giudei venuti alla fede e le chiese venute dal paganesimo? Perché dopo poi si omologheranno e avranno le stesse consuetudini, le stesse norme, dove la cosa più importante è sicuramente diventare nuova creatura qua, in questa vita, come dice anche Gesù. Eh, se non nascete dall'alto, non potrete entrare nel regno dei cieli, dice pratica, praticamente la stessa cosa. Eh, è un, eh, in, la nuova alleanza prevede un cambiamento ontologico dell'uomo, io direi genetico. <ride> e, e quindi Paolo l'aveva capito bene perché l'aveva vissuto, il Signore l'aveva trasformato e aveva San Paolo il dono dell'amore di Dio. Nel suo inno alla carità, nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 13, nessuno può scrivere quelle cose che sono scritte lì. È l'inno all'amore di Dio più bello che sia mai stato scritto. L'ha scritto proprio Paolo perché lo viveva come anche, eh, sappiamo, anche gli Apostoli dopo la Pentecoste. Era lui diventato una nuova creatura, un cambiamento spaventoso, vediamo, e <ride> eh, anche quello di Pietro. Erano uomini nuovi, erano nuova creatura. E San Paolo ha perfettamente ragione, cerco di spiegarlo brevemente. Ecco, quando... Prima della passione eh, Gesù si trova sul, eh, sul Monte degli Olivi, vengono i discepoli e dicono ah, guarda che belle pietre, perché il Tempio di Gerusalemme era magnifico, sicuramente una delle grandi meraviglie del mondo. E Gesù li scandalizza e gli parla della distruzione del Tempio e della diaspora che avverrà, come sappiamo eh, a livello storico, <coughs> E nel 70 d.C., appunto, con uh, le legioni le romane del, dell'imperatore Tito, entrano nella città, eh, danno alle fiamme il Tempio e praticamente inizia la diaspora dei Giudei che durerà duemila anni. Ecco, quindi è un atto definitivo. E Gesù l'aveva predetto, l'aveva profetizzato. E che cosa succede? Eh, quando viene a meno il Tempio, eh, decadono eh, capitoli e capitoli della Torah, della legge di Mosè, tutte le pratiche eh, sacrificali, ad esempio del Levitico, oppure i numeri, eh, viene meno. Eh, 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 questa, questa cosa voluta da Dio, la diaspora di Israele, la perdita della terra e la distruzione del tempio, ha anche una, una pedagogia, ecco, perché certe pratiche che, che facevano i giudei adesso non le possono fare più neanche loro, sono decadute anche per loro, non c'è più il tempio e quindi non si possono più fare, non ci sono le purificazioni come abbiamo visto oggi per avere accesso al luogo sacro non ci sono più i riti dei sacrifici, capite che viene a mancare, eh, vengono a mancare dei fondamenti di tutta la legge di Mosè, ma questa è una cosa voluta da Dio. E nemmeno gli ebrei possono seguire eh, queste cose perché manca il Tempio. E anche loro sono costretti a cercare una spiritualità non più esterna come denunciava già Isaia otto secoli prima di Cristo ma una religione più interiore. Ad esempio potete vedere tutta la, la, la storia dei Kassidim ecco che tentano di... di di seguire la, la, la Torah, la legge di Dio, però in modo più interiore, con, de, con la purità legale, tutti, tante, tante norme non le possono più osservare, come ho detto. E allora leggiamo per concludere un, un passaggio del profeta Daniele che constata anche lui la distruzione, del, si trova a Babilonia, come sappiamo, dopo l'esilio del popolo, la distruzione del Tempio, Daniele dice, ora invece Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, ora siamo umiliati per tutta la terra, a causa dei nostri peccati. Non abbiamo più né principe né capo né profeta né olocausto né sacrificio né oblazione né incenso. Vedete, è mancato tutto e anche adesso è così. Già allora, 4-5 secoli, secoli prima di Cristo, Daniele diceva queste cose qui: Né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. E dopo dice, Potessimo essere accolti con il cuore contrito. Con lo spirito umiliato, come eh, agli Olocausti di montoni e di tori come migliaia di, gra di grassi agnelli. Allora i montori e i capri diventano solo una metafora, non ci sono più. allora quello che conta, come dice Daniele, lo spirito umiliato e il cuore contrito, un atteggiamento devoto. Del vero ebreo e del vero cristiano, anche una religione più interiore. E allora tutti gli eventi arrivando al, al 70 d.C. danno ragione sicuramente a Paolo, ecco, sia per noi ma anche per i giudei, che lo vogliano accettare o no, c'è poco da fare, le cose ormai stanno così. Pace e bene a tutti. E buona giornata!